Oi, good morning, Ruth. Ciao, buongiorno Ruth. Buongiorno. Oggi, come puoi vedere, raccogliamo con la piattaforma di lavoro mobile e elevabile. Vedo che ti sei preparata bene, scarpe robuste e vestiti comodi. Nel caso ci fosse il sole, qui ho dei cappelli, ma anche degli impermeabili nel caso dovesse piovere. Qui ci sono anche alcune paia di guanti. Sì, me li metto. Ruth, mi daresti i box per la raccolta? Ora appendiamo un box per ogni parte. La guida di questa piattaforma spetta a me, poiché le regole per la sicurezza sul lavoro devono essere rispettate. Questo è il quadro dei comandi, ma ripeto, la macchina la posso gestire soltanto io. Ok, allora non tocco niente. Queste macchine vengono revisionate? Sì, e vengono revisionate periodicamente. Dunque, direi che è ora di cominciare a raccogliere. Sì. Raccogliamo solo le mele grosse e mature, sempre con il picciolo attaccato. Ci siamo avvicinati un po' troppo all'albero, quindi devo spostare la piattaforma. Stai pure lì tranquilla, non succederà niente. Muovendo la pedana verso l'interno, c'è una sicura che si attiva automaticamente, grazie alla quale non può accadere nulla, Ah, quindi ok. niente paura. Inoltre, qui abbiamo delle catenelle applicate per ulteriore sicurezza, in modo da evitare di cadere. Come vedi, qui sopra non corriamo nessun pericolo. Ora spostiamoci un pochino più avanti. Il box è pieno, quindi ora lo dobbiamo svuotare. Si prende il box con entrambe le mani e lo si mette nel cassone. Tieni la schiena dritta, abbassati piegando le ginocchia. Si apre qui dalla parte usando il dito indice, dopodiché si alza lentamente il box verso l'alto e si adagiano delicatamente le mele nel cassone. In questo modo. Poi il box verrà agganciato al lato dopo aver bloccato i ganci elastici. Ecco, ora lo posizioniamo ed infine possiamo continuare con la raccolta. Ok. Forza, continuiamo. Il box è di nuovo pieno. Stavolta svuotalo tu mentre io ti osservo per vedere se lo fai Bene, lo correttamente. prendo così. Sì. E ora mettilo giù. Attenzione, piega sempre le ginocchia e tieni la schiena dritta. Giusto, bene. Ora apri gli elastici sui lati ed alzalo lentamente. Così, lentamente. Così va bene, brava. Anche se il cassone non è ancora pieno, ti faccio vedere comunque come si fa a scaricarlo dalla rampa. Innanzitutto bisogna spostare la leva di sicurezza. Lo faccio io? Sì, questo lo puoi fare tu, così poi impari come funziona. Proprio così. Adesso accendo la macchina. Ed io resto qui ferma, giusto? Sì.
Ed ora dobbiamo spingere il cassone. Tu mi puoi aiutare. Spingiamolo fuori da questa parte. Ruth, mi puoi alzare la sbarra di modo che io lo possa spingere fuori? Questo è un ulteriore dispositivo di sicurezza per far sì che il cassone non cada giù. Ok, il cassone deve essere fatto scivolare lentamente ed attentamente finché si ferma in fondo. Lascio andare giù la sbarra? Sì, esatto. Ora schiaccio il bottone che fa scendere il cassone per farlo arrivare fino a terra. E ora posso far risalire di nuovo il cassone vuoto dall'altro lato. Ora devo spostare la rampa un pochino più su, in modo che sia tutto allo stesso livello. Ed ora possiamo tirare dentro facilmente il cassone. Ora facciamo una piccola pausa. Qui ti puoi lavare le mani, trovi sapone, acqua, asciugamano, c'è tutto. Nel frattempo io preparo le bevande. Lo faccio anch'io velocemente. Se vuoi, qui trovi anche del pane. No, grazie, bevo solo qualcosa. Allora qui c'è del succo. Grazie, va bene? Abbastanza? Sì, grazie. Visto che la vedo, qui c'è anche una crema da sole per proteggere la pelle. Ma oggi di certo non ci servirà. E qui c'è anche la valigetta per il pronto soccorso, dove trovi cerotti, bende, insomma, tutto quello di cui hai bisogno. Ma in caso di incidente si deve sempre chiamare il 118. Ok. Nome Toc. Nel pomeriggio continueremo con questa macchina per la raccolta della frutta. Ma prima di iniziare ti spiegherò precisamente come funziona. Innanzitutto dobbiamo portare qua il cassone. Per farlo dobbiamo prenderlo con entrambe le mani, girarlo leggermente e poi appoggiarlo qui. Così si incastra. Ora facciamo scendere qui dentro il riempitore del cassone. Dalla parte c'è un bottone. Finché arriva sul fondo del cassone. Prima ti mostro la procedura per quando il cassone è pieno. Quando il cassone sarà pieno, sentirai un segnale acustico. Allora dovrai muovere questa leva e il cassone scenderà automaticamente. Quando sarà sul fondo, dovrai tirare questa leva in avanti, in modo da far risalire il ripiano. Dopodiché è importante che la leva venga tirata indietro fino in fondo affinché si incastri. Ora è di nuovo tutto come all'inizio. Ora potremo caricare un nuovo cassone vuoto in modo da continuare a raccogliere le mele. Ok. Ruth, guarda bene come salgo. Per prima cosa, sali su questa pedana tenendoti con questa cinghia. E poi sali sopra. Ora vieni. E quando sei sopra, metti questa sbarra di protezione dietro di te. Questa è una misura di sicurezza per non cadere mai all'indietro. Sì, va bene. Questi sono i nastri trasportatori. Qui mettiamo le mele una ad una che verranno trasportate dal nastro direttamente fino in fondo al cassone.
Quando siamo a terra a raccogliere, fai bene attenzione a non finire con i piedi sotto la macchina. Ok, allontanati. Fai attenzione, eh? Ora metteremo il nastro trasportatore in questa posizione e ci appoggeremo le mele. Ok. Ora riattivo il nastro. Ok. Bene, per oggi abbiamo finito.